Salve a tutti, siamo in via Spiagge Romane, in prossimità della discarica ingabbiata che abbiamo avuto modo di segnalare, di denunciare alle autorità competenti in ogni forma nel corso delle passate settimane, negli scorsi mesi. Qui era presente uno sversatoio illecito molto vasto, c'erano presenti qualsiasi tipo di rifiuti, anche amianto, rifiuti etili, materiali di risulta. Potete constatare che a seguito delle segnalazioni attraverso Fribacoli, ma anche attraverso altri siti di informazione, video che sono stati realizzati, e in ultimo l'intervento in consiglio comunale in cui abbiamo posto la problematica al presidente della Federlavoro Renzo Geronazzo, al sindaco, al vice sindaco, avevano preso l'impegno di riportare la normalità a questo stato di cose, ed oggi finalmente possiamo constatare che la situazione è stata riportata ad una condizione di decenza, tra virgolette, quantomeno di decenza. L'area è stata ripulita, sgomberata, ciò dà il segnale di come segnalare in maniera costante, denunciare in maniera precisa ciò che accade sul nostro territorio possa essere assolutamente una risorsa. Cambiare si può, cambiare è possibile. Questo è un piccolissimo segnale qui, dove da un lato l'inciviltà dei cittadini, dall'altro lato la mancanza di controlli e la mancata presenza dello Stato, del Comune, delle istituzioni preposte, avevano permesso la presenza di una discarica abusiva a tutti gli effetti, forse la più grande discarica a cielo aperto del territorio di Bacoli. Oggi, a seguito di segnalazioni anche di cittadini del posto, ricordiamo la signora Anna, che proprio qui, la signora di Torre Cavita, si era esposta per segnalare questo scempio, oggi l'area è stata ripulita. Invitiamo quindi i cittadini a non scoraggiarsi, a essere cittadini attivi, cambiare si può, il cambiamento parte da noi. Via Spiagge Romane, un primo piccolissimo passo in avanti verso la normalità, proprio qui dove poco più di una settimana fa sono state realizzate e documentate foto e video dello scempio. Oggi è presente una situazione di, lo ricordiamo, parziale normalità. Non molliamo la presa, continuiamo a segnalare gli scempi presenti sul nostro territorio, perché il primo passo per risolvere i problemi è quello di riconoscerli.